che personalità, che vittoria. Il Teramo sbanca il Massimino di Catania, gara intelligente ma nel contempo coraggiosa, Lewandowski inoperoso, insomma successo limpido, decide questo autogol del portiere Confente, ma il merito è tutto da ascrivere a Davide Vitturini, una conclusione da trequartista di qualità, interno destro, doppio palo e deviazione decisiva dell'estremo etneo. Tornano Piacentini e Bombaggi, solito 4-2-3-1, Catania schierato invece col 3-5-2 davanti il tandem di Piazza Russotto. Inizialmente attende e riparte la squadra di Paci, poi prende sempre più campo, primo squillo al quarto, Costa Ferreira prolunga di testa per il taglio di Pinzauti, sinistro in corsa, piazzato, Confente la tiene lì, quindi dai e vai. Costa Ferreira ispira con questo geniale colpo di tacco Santoro, che perde l'attimo, apre il piatto provvidenziale Clayton Dos Santos in chiusura. 27esimo, altro chance sugli sviluppi di un calcio di punizione, Santoro serve Diakité che dal limite si coordina, Confente sventa. Passano due minuti, Vitturini in posta e segue l'azione da Ilari a Bombaggi, a rimorchio arriva lo stesso Vitturini, interno destro in diagonale a piazzare, doppio palo, Confente ci mette la mano, pallone in rete. Infortunio sì dell'estremo etneo, ma il gol è tutto del terzino biancorosso, il primo col Teramo, il secondo in carriera dopo quello realizzato col Fano di Massimo Epifani il 2 febbraio 2019, 1-1 contro il Gubbio. Ripresa nel Catania, fuori Rosaia, dentro Reginaldo. Raffaele cerca di innervare il reparto offensivo, purtuttavia è il Teramo a creare le premesse del raddoppio. Punizione di Costa Ferreira, Pinzauti sfugge a Reginaldo ma faccia a faccia con Confente, conclude debolmente. La reazione dei padroni di casa è tutta in questo sinistro dipinto ex Pescara di poco alto. In contropiede Teramo ad un passo dal raddoppio. Costa Ferreira tra i migliori, alza la testa e serve Mungo, subentrato a Pinzauti, il 7 biancorosso controlla dal limite ma spedisce centralmente, non c'è altro, successo cristallino, ineccepibile, di importanza capitale, in trasferta non accadeva dal 31 ottobre, 2-1 sul campo della Paganese, il Teramo è definitivamente tornato.